Ehi, la ciao, ormai sono Mazza Tess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Book of Demons in cui andremo a continuare per... Ah, ok, no, l'ho aggiornato perché non gli ho detto. Ancora una volta il nostro Dungeons. Mi dice già che mi darà 6828 monete? Quanto mi dà se faccio 61 minuti? È ciccionissimo 61 minuti. Cos'è questa roba? Hyper Skell Serker. Ok, lol. Vado avanti del 3. Cioè, se fosse così, arriverei. Neanche al 2 comunque. Vabbè, vada. Vada, vada. C'è della roba. No, ci sono sti ragni bruttissimi. C'è un altro ragno ancora più grosso che non conosco. Un ciccione marcescente. Ah, mi sa che avremo da penare anche questo giro. Pronti? Partenza? E si va! Allora, vai, picchia, picchia, picchia. Vai, picchia, 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 picchia. No, sullo scudo, sullo scudo, sullo scudo. Ok. Poi, allora, da che parte andiamo? Andiamo di qua? Sì, ok, scelta sbagliata. Non posso muovermi, ovviamente. Però se vediamo un attimo il discorso del cuoricino. Ancora ogni 2 secondi. Non è malissimo, dai. Ci renderà più lunghe le partite, ma... 44. Adesso dovrebbe essere 45. Dovrei potenziarmi il mana per potermi potenziare poi la Shadow Sword ed essere un pochettino più ciccione. Anche perché ho speso parecchio. Cos'è? Ma... Allora... Adesso si sono tirato giù? Sì, mi sa di sì. Come conseguenza del... Aia... Ah no, questo è uno di quelli che si arrabbia. Ok. Vabbè, dai. Pensavo peggio. Pensavo peggio in realtà. Allora, questo è il ragno super mega gigante. È crollata la colonna? Ma posso rompere le colonne? Via, Damase, si arrabbia quella. Ma quell'altro Superman grande è morto così senza darci rogne, cioè ci blocca soltanto e basta. Sembra di sì. Boh. Allora, i cuori sono ancora a posto. Dai. Ok, qua è a posto? È a posto, allora andiamo a vedere dall'altro lato perché manca ancora una chest. You walked by the prize but didn't collect it. Ah, quindi l'ho già vista. Eh sì, perché altrimenti ci sarebbe il punto interrogativo.
Dov'è che era questa chest? Qua sotto forse. Eccala, sto ragnaccio del Mengola. È questa? Ma non l'avevo neanche vista, non era nella mia inquadratura. Porca mannaggia, tutti sti ragni qui, chi li vuole? Mi è salito di uno. Ma mi sa di sì. Questo è un tizio cattivo, allora. Quello che si irrita facilmente. Aia. Ma solo sparato dei raggi arrabbiandosi. E non mi ha neanche colpito. Vabbè, meglio così. E te pareva. Cos'è questo? Casino. Allora, uno per volta, capisce? Allora, intanto tiriamo giù la madre, quella velenosa che rompe le scatole a distanza. Ok, diamo i suoi mini zombie e poi ci occupiamo di questi. 1, 2, 3, 4. 4. Vai. Ok. Va bene. Ok, disinnesgatti. Fammi tirare il giusto scudo. Hai saltato e poi è precipitato dall'altro lato. Vabbè. No problem. Allora, la vita la recupera. Bene. Così non abbiamo bisogno neanche di quella pozza di sangue là. È stato un discreto investimento. Dai, siamo più sereni. Ma le ragnatele mi bloccano anche delle abilità. Che storia. Non me ne ero accorto di primo acchito. Cioè, perché mi mette due pozze di vita quando... Quanti ragni, quanti ragni. Quello può essere il motivo per cui ci fosse una pozza di vita proprio qua. Level clear, tutto clear. Ok. Credo fossimo già nella seconda parte, invece non era solo il primo pezzetto. No amount of cardio can prepare you for the number of stairs under the cathedral. For those monks, every day had to be a leg day. LOL. Ah no, ok, sicura anche quando lo irrito. No, chi è questo adesso? Ma tirano giusti sti cosi. Porca miseria. Allora, se sti ragni non la smettessero di rompermi le scatole. Cos'era, una carta leggendaria?
Fammi recuperare vita mentre lui caccia nella tutte ste robe. Vai, 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 così, vai. Recupera, recupera, recupera. È ovvio. Ce l'abbiamo fatta. Dai, penso peggio, ma alla fine non ho spawnato niente di che, quindi... Buono così. Ah, una runa del sole. Okay. Qua mi ha dato più uno di mana. Qua c'è questo ciccione cattivo. Eccola, lo sapevo. Allora, si è schiettato ovviamente per danni collaterali dalla doppia spada. Dove vado? Andiamo di qua, dai. Quanto tempo abbiamo ancora? Beh. Ah, qua abbiamo trovato l'uscita, ok. Anche un demone capra. Ma i demoni capra vanno ancora bene. Sono i ragni che mi rompono l'anima. Ma anche quello al confronto è niente. E cosa ho detto, tutto tra i ragni? E cosa mi mandano qui? I ragni ovviamente. Ma si crollano le colonne, non posso farle crollare io, ma crollano con l'impatto della roba. No, l'ho fatto guarire. Aia. Ma ha tirato giù anche l'altro? No, cos'è sto tizio? Pure, pure. Ci mancava il tizio che spara là. Oh, sentimi, arachnoide dei miei stivali. Scendi giù di là. Vieni a affrontare la tua morte. Ma... Perché ho deciso di passare dall'altro lato, che era ovviamente la scelta sbagliata? Torniamo qua. Tiriamo giù questo ragazzino. Ah no, ovviamente lo tiro giù prima. Quell'altro. Dove vai? Ma ti pare il caso? Fine? Ok, dai. Ah, c'è una bella cassa qua. Una nuova carta. Ah. Scarica l'energia sotto forma di elettricità. No, non volevo picchiarlo, è stata la spada. Quando ci scommettete che ci sono dei ragni qua? Eccola, te pareva. Però mi ha dato un punto vita in più con l'ambaradan là. Cosa restano? Due arachnoidi? Che sono nascosti. Dove sono questi arachnoidi? Pongo qua verso l'uscita.
Via dal fuoco per piacere e cerchiamo di darci un attimo un contegno con questi cuoricini. Tanto abbiamo finito, dai, cosa dico? Cioè abbiamo finito, sono le due cosine che abbiamo fatto. Vada, go down. Mi dà un po' più di punti sto giro, vorrei sbloccare anche il... No. Oh, ma non riesco più a salire di livello. Scusami, ma il coso qua. Sono al 55%. Tutta sta roba sono solo al 55%. Dai. Allora, cosa posso... Ah, posso identificare questa carta che non so cosa sia. Una carta leggendaria, però super mega potente. Karma Essence. Ok, non mi sembra tutta sta roba definitiva. 25.000 non ce li ho perché ho speso più di quello che ho guadagnato. Ho speso parecchio, mi sa. Questa cosa mi dice upgrade card. Niente, niente di particolarmente esaltante. Quanto siamo rimasti qua? Se non è che ci vanno ancora tre cosini probabilmente per andare giù di là, anche di più. 44,5%, porca miseria! The Antipope, qui l'Archdemon. To unlock new game mode. Scusa un attimo però, allora, io vorrei... No, torniamo un attimo alla town e torniamo un attimo... Come si fa a tornare al main menu? Come... Live Session. Ecco, a parte che c'è una mini challenge qua. Qui, il Rogue e il Mage. No, ok, posso crearli adesso. Ok. Quindi quale sarà la new game mode? Boh. Gautrela. Il cuoco l'ho tirato giù da Mo. Hai bisogno di una chiave per giocare a un livello di difficoltà maggiore? Cioè vuol dire che arrivo qua e poi ricomincio da capo? Mareo, impegnativo. Vabbè, diciamo che per questo episodio è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Book of Demons. Ciao a tutti e buona giornata.